pensato bene di darvi il buongiorno con la vasca migliore che io abbia fatto dall'inizio dell'anno. Cioè era proprio divina, con la bomba a forma di pesca, di lasce, era proprio bellissima da vedere. Infatti non avevo il coraggio di immergermi per rovinare la composizione di schiuma e colori, ma aveva anche un odore buonissimo, un profumo divino. Non volevo più uscire dalla vasca, però devo fare diverse cose oggi, quindi sto aspettando tra l'altro un pacco speciale. Si tratta di una nuova collaborazione che non vedo l'ora di svelarvi. Tra l'altro cade proprio a fagiolo, perché oggi venerdì, domenica è Pasqua e viene a trovarmi anche mia sorella, quindi è qualche cosa che secondo me renderà l'ambiente di casa più accogliente. Riguarda in parte anche qualcosa cui mi sono appassionata nell'ultimo anno, quindi sono troppo gasata l'idea di mostrarvelo e parlarvene. Comunque, a parte questo, prima di asciugare i capelli volevo fare qualcosa per il mio viso, perché non so, forse perché sono stressata, forse il cambio di stagione, non so, è un disastro la mia pelle ultimamente. Quindi ho intenzione di fare una maschera purificante di Kiehl's, con cui mi trovo molto molto bene. È un campioncino che ho trovato nel calendario dell'avvento, lo sto usando però in realtà da tipo fine gennaio, una volta a settimana, ed è tipo a metà, quindi top, mi sta durando un casino e soprattutto mi ci trovo molto molto bene. Ma quanto è cute tra l'altro il poster che ho appeso con Stitch. Ho appeso un po' di poster in casa perché sono stata lì che a lunedì ho preso finalmente le cornici, mi piace un sacco. Questa è la maschera di Kiehl's che vi dicevo, è nella mini taglia da 14 ml, la vendono anche così sfusa. Cioè non sfusa, insomma, in questa piccola taglia, e niente, mi ci trovo benissimo. Va tenuta in posa tra l'altro solo 5 minuti, quindi super comoda. E dopo andrò a fare questa maschera in tessuto invece idratante. Qua dice anche purificante, ma io sento più l'effetto idratante. È arrivato il pacco che stavo aspettando, che è da parte di Colvin. Sono molto curiosa, già il pacco chiuso fa un sacco di profumo, perché Colvin si occupa appunto di recapitare a casa vostra entro 24 ore dall'ordine un bouquet di fiori. Ovviamente non un bouquet qualsiasi, ma hanno dei designer che si occupano di creare appunto delle combinazioni, ma andiamo ad aprire così poi vi spiegherò meglio. Wow, eccoli qua. Mamma mia, che bellezza, soprattutto che profumo! Questo bouquet si chiama Caravan Route e fa parte della collezione primaverile. Adesso lo tiriamo fuori. Guardate qua che bei colori, sono tutti sul rosa, ci sono queste roselline, poi penso che siano dei garofani. Ci sono tipo delle margheritine. I fiori sono avvolti in una specie di tessuto umido in modo che rimangano freschi, e poi nella confezione ci sono due bustine di nutrienti che vanno aggiunti all'acqua per mantenere vivi i fiori. Prima di metterli nel vaso, gli steli vanno tagliati di qualche centimetro in diagonale. Ho piazzato qua i fiori in salotto, secondo me fa una bellissima figura. Poi su questo tavolo, che vabbè, è abbastanza grande. Adesso vabbè, c'è un po' di casino, non fateci caso, però mi piacciono tantissimo. I colori, secondo me, stanno un sacco bene con quello che è il salotto, dà veramente un sacco di profumo. Spesso qua sul canale, ma anche ad esempio su Instagram, vi ho parlato delle mie piantine d'appartamento, perché nell'ultimo anno, sapete, mi sono dedicata più seriamente alla cura della casa e soprattutto mi sono informata molto di più sulle piante e i fiori. Però il motivo per cui tengo principalmente delle piantine e non dei fiori recisi in casa è che andare dal fioraio è una spesa non indifferente. Generalmente un bouquet dura 1-2 settimane in casa, e quindi se uno vuole mantenere dei fiori freschi un po' tutto l'anno, deve per forza comprare fra i 2-3 mazzi di fiori al mese, e capite che è una spesa non indifferente, come vi dicevo. E qui entra in gioco Colvin, perché oltre ad offrirvi questo servizio di allestire dei bouquet stagionalmente, perché fanno comunque una selezione di fiori in base alla stagione, hanno un team che si occupa della creazione di questi mazzi, e oltre ad offrire questo servizio di consegna a casa in 24 ore in tutta Italia, escluse le isole e la Calabria, ha un ottimo rapporto qualità-prezzo, perché porta i fiori
fiori direttamente al consumatore. Quindi diciamo che la filiera si restringe e questo permette di ridurre i costi. I fiori sono assolutamente freschi, sul loro sito è possibile visualizzare le caratteristiche di ogni bouquet, quindi potete vedere i fiori presenti all'interno del mazzo. Io non sono una grandissima esperta, però ho dato una spulciatina ed è inserita anche come informazione, secondo me molto importante, la provenienza dei fiori. Ad esempio, nel caso di questo bouquet, la metà circa dei fiori provengono dall'Italia, il restante dall'Olanda. Oggi è sabato e avrei dovuto accogliere a casa mia sorella per le vacanze di Pasqua. In realtà sono dovuta scendere a casa dei miei per un imprevisto abbastanza spiacevole. È stato male, uno dei miei gatti aveva una ferita molto molto brutta, è stato operato e per fortuna è andato tutto bene. Ero molto preoccupata ieri, però è andato tutto bene, solo che deve stare in osservazione. Adesso ha comunque i punti e il rischio è che vada a leccarsi, a grattarsi, riaprendo la ferita c'è il rischio che si infetti eccetera, quindi va tenuto assolutamente in casa, non potevamo quindi lasciarlo qua da solo. Quindi ho deciso di tornare a casa io per poter passare un po' di tempo con mia sorella e anche darle una mano con il gatto, perché comunque Cersei è sempre stato abituato a stare all'aperto, a stare fuori, e quindi soffre molto a stare in casa. Anche adesso sta piangendo come un disperato, poverino. Vado da lui. Cersei, ciao. Oh, sei super affettuoso tu. Lui è l'unico dei miei gattini che si fa dare i bacini, nonostante sia molto selvatico come gatto, perché è sempre abituato comunque a stare fuori, all'aperto, è anche abbastanza pauroso e non ho la più pallida idea di come si sia ferito, poverino. È stata un po' una preoccupazione ieri perché, vista l'esperienza che ho avuto anche con l'altro mio gatto che è stato male, poi pian piano si è consumato ed è morto, mi è rimasta un po' questa cosa, quindi ero veramente in apprensione. Ha un taglio comunque per tutta la parte della pancia, da lato a lato, quindi non me lo faccio nemmeno vedere perché mi fa molta impressione. Sulle persone le ferite non mi fanno quasi nulla, sugli animali invece mi fanno particolarmente senso. Sai che sei un bravo gattino? Sì che sei un bravo gattino! Sì, coccolino, sei contento che sono venuta qua apposta per te? Ho mandato all'aria tutti i miei piani per venire da te? Dai, vieni, vieni, mettiamoci qua. Sì, quello è il mio cellulare. Mettiamoci qua, riposiamo un po'. Oh, bravo Topolino, bravo. Oh, finalmente dormiamo un po', visto che da quando sono qua non hai fatto altro che piangere. Poverino, mi dispiace un sacco vederlo in queste condizioni. E pin pin qua. Gattino curioso, sei tutto fuori fuoco. Allora, questi sono i cupcake che ha fatto mia sorella al cinnamon toast. Praticamente questa sorta di sabbiolina in cima e pane tostato. E sono troppo carini, proprio pasquali. Non c'è niente dentro. Dai che l'ennesimo koala. Sì. È pozzolino. È l'ennesimo koala. Questa è la mia latte art miseramente fallita. Adesso mia sorella sta cercando di fare qualcosa, vediamo un po' che cosa ne esce.
E questi invece sono i suoi muffin. Che c'è? Cupcake. Ah, cupcake. Con cannella. Cos'altro hai messo nell'impasto oltre alla cannella? Toast imburrato. Ma non è in cima il toast imburrato? No, anche dentro. Ah, sempre sì. Così le crumbles, le bricioline? Esatto. Ho tostato del pane, imburrato, poi l'ho infornato e sbriciolato. E sopra invece c'è tipo una crema di zucchero, burro. Di burro. Sì. Burro, zucchero e sopra le briciole sempre di pane tostato alla cannella. È molto molto buono. Questo è il risultato della latte art di mia sorella. Molto più bella in camera. Doveva essere un coniglio. È diventato un cuore. E poi è diventato un cuore. Oggi è lunedì e questi sono i fiori dopo qualche giorno. Direi che bene o male tutto come prima, si sono magari un po' più aperti i garofani, c'è qualche rosellina che inizia a diventare leggermente marrone, non so se si vede, però ci sono un sacco di boccioli ancora che si devono aprire, anche degli astri ce ne sono diversi e per il resto mi sembra tutto a posto. È passato però qualche giorno, quindi devo cambiare assolutamente l'acqua ed è importante farlo con dell'acqua fresca per evitare che faccia tipo delle alghette. Comunque, se aggiungete dell'acqua fresca si mantengono ovviamente di più i fiori. Oltre ad aver cambiato l'acqua e messo dell'acqua fresca, ovviamente aggiungo anche i nutrienti. Vanno semplicemente mischiati con un po' di acqua fresca. Comunque ci sono scritte tutte le istruzioni sul pacchettino. E mentre si scioglie vado a tagliare gli steli di almeno 1-2 cm. Tutte le volte che cambiate l'acqua comunque vanno accorciati gli steli. Poi non è questo il caso, però se ci fossero dei fiori appassiti, delle foglie morte, andrebbero rimosse. Non tanto per una questione estetica, ma perché così evitate che arrivino insetti, cattivo odore, eccetera. Penso di non averlo detto l'altro giorno quando sono arrivati i fiori, ma Colby mi ha lasciato un codice sconto che potete utilizzare per l'acquisto appunto di un qualsiasi bouquet e vi dà praticamente il 20% di sconto sul vostro acquisto, quindi è uno sconto non indifferente. Se siete curiosi poi trovate tutte le informazioni in descrizione. A proposito di fiori Pasquetta, comunque, c'è una tradizione ungherese molto molto carina, per cui il giorno di Pasquetta i ragazzi innaffiano le ragazze perché dicono che sono belle, fresche, eccetera, proprio come dei fiori, e per questo vanno bagnate, nel senso proprio spruzzate d'acqua, insomma. E niente, quindi il giorno di Pasquetta i ragazzi vanno dalle ragazze, chiedono il permesso di spruzzar loro dell'acqua. Ed è una cosa che faceva sempre anche mio nonno, a me, mia sorella, mia nonna, mia mamma, eccetera. E niente, era una cosa molto buffa e carina. Non so se lo facciano ancora o meno, però la tradizione prevedeva di vestirsi con gli abiti tradizionali, le ragazze rimanevano in casa, i ragazzi invece facevano il giro, insomma, per andare a trovare le ragazze, leggevano loro, credo, una sorta di poesia e poi le bagnavano con l'acqua e in cambio ricevevano tipo dei cioccolatini o delle uova con disegnate, non so se dipinte a mano o meno, comunque con i disegni dei ricami tipici ungheresi, insomma. E niente, è una tradizione abbastanza tipica. Non so se qua da noi ci siano delle vere e proprie tradizioni di questo genere, perché almeno dalle mie parti non credo che ce ne siano, quindi non saprei, però in Ungheria invece c'è questo. So che magari in questi giorni non è successo chissà che cosa, ma come avete visto, l'imprevisto del gatto ha condizionato comunque gran parte del weekend.
e ero anche un po' triste, molto molto preoccupata anche in questo momento, anche se so che comunque ci sono i miei genitori con lui, ero comunque abbastanza agitata, quindi è andata un po' così, però spero comunque che questo video vi sia piaciuto. Io ringrazio Colvin per aver sponsorizzato parte di questo video e vi ricordo che in descrizione trovate il link diretto sia al bouquet che al loro sito, dove ci sono tutte le informazioni del caso. Stavo girando un video. Comunque vi ricordo che in descrizione trovate anche il codice sconto CIPI con cui potete avere il 20% di sconto su ogni tipo di acquisto ed è valido fino al 30 di maggio. Quindi se volete fare un regalo a qualcuno, alla mamma, visto che si avvicina la festa della mamma o voi stessi, insomma potete approfittarne. Io vi saluto e ci vediamo alla prossima. Ciao!